Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video story time. Vi voglio raccontare la mia esperienza con una particolare malattia della pelle che si chiama pityriasi rosea. Io ho scelto di fare questo video perché non ero assolutamente a conoscenza di questa malattia finché non mi è venuta. Quindi, quando io l'ho contratta, non sapevo assolutamente della sua esistenza. E quando ho cercato delle informazioni in internet o comunque dei video qui su YouTube di persone che raccontassero la loro esperienza con questa malattia, ho trovato solo pochissimi video, tutti di canali stranieri. E quindi, vedendo che in italiano non c'era niente sulla pityriasi rosea, ho pensato di fare io un video e di portare sul canale la mia esperienza. Ovviamente si tratta solo della mia esperienza, questo non è un video medico perché io non sono un medico, quindi tutto quello che vi dirò non è da prendere come un qualcosa di professionale o di diagnostico perché non è il mio campo, ma è semplicemente da prendere come la mia personale esperienza. E ovviamente, dico ovviamente, ma per alcuni non è troppo ovvio, se avete un problema di qualsiasi genere che riguardi la vostra salute, andate dal medico e non su YouTube. Questo video deve servire solo da supporto per quanto riguarda la condivisione di esperienze con questa malattia. Questo è doveroso dirlo perché non voglio che il video sia scambiato come una sorta di modo per farsi un'autodiagnosi. Andate sempre dal medico. Detto questo, in breve vi spiego che cos'è la pityriasi e poi vi racconto cosa è successo a me, come me ne sono accorta, eccetera. La pityriasi rosea, perché è quella che ho avuto io, è una malattia della pelle che si manifesta con un esantema cutaneo. Parte tutto da una chiazza madre, che è una specie di chiazza rossa che avete sulla pelle con dei bordi all'interno un po' frastagliati, un pochino in rilievo, e poi da questa chiazza madre partono tutte le altre che sono più piccole, sono all'inizio rosso vivo, poi diventano più scure, quasi tendenti al marrone e poi piano piano spariscono. La caratteristica è che in alcuni casi possono provocare un forte prurito, in altri casi il prurito è abbastanza tollerabile. Comunque è una malattia abbastanza fastidiosa perché appunto vi crea questo stato di esantema sulla pelle e questo prurito. Le parti del corpo interessate di solito sono il torace, quindi la parte davanti e la schiena. Le braccia, soprattutto verso l'interno e verso la parte alta, un pochino sul petto, un pochino sul collo, poca roba sulle gambe e di solito non interessa mai il viso. Poi ovviamente ci sono dei casi che sono più particolari in cui invece viene interessato il viso e magari non vengono interessate altre parti del corpo. Però diciamo che più o meno mediamente questo è, diciamo, quello che accade. Ha una durata veramente molto lunga perché può durare da 2 a 4 mesi, in alcuni casi anche 6 mesi, quindi è una cosa veramente lunga e noiosa. E prima che vi vengano fuori queste macchie rosse, queste brigole rosse, in alcuni casi ci possono essere dei sintomi un pochino più generalizzati, come stanchezza, nausea, mal di testa, un senso di malessere generale e poi dopo qualche giorno cominciano a spuntare tutte queste cose. È una malattia di competenza dermatologica, perché comunque si tratta di una malattia della pelle e non ci sono cure, nel senso che è una malattia che va via da sola. Però dovete armarvi di pazienza perché è veramente lunga. L'unica cosa che si può fare in caso di forte prurito è prendere degli antistaminici, però non esiste nessuna cura che possa accelerare il decorso della malattia. Questo è quello che mi è stato detto dal medico. Poi, se ci sono dei casi eccezionali che sono miracolosamente scomparsi con un particolare farmaco, io questo non ve lo so dire. Però quello che mi ha detto il medico è appunto che dovevo solo avere pazienza perché se ne sarebbe andata da sola. La cosa positiva è che è una malattia benigna, quindi non vi lascerà nessuna conseguenza negativa.
non vi porterà sintomi particolari, non starete malissimo, quindi insomma è una cosa fastidiosa, una cosa antiestetica, noiosa, però non state male, comunque è una cosa diciamo benigna che si può tranquillamente tollerare. Adesso però vi volevo raccontare la mia esperienza. Io me ne sono accorta nel fine settimana, diciamo che il giovedì ho cominciato a notare sulla mia pelle delle macchie rosse e devo dire che all'inizio non ho dato peso a questa cosa perché pensavo che fosse un semplice sfogo cutaneo, una reazione magari allergica, un'irritazione dovuta a un tessuto, quelle cose che comunque non comportano particolari attenzioni o fastidi. E quindi l'ho lasciata perdere questa cosa. Poi, anziché andare via, ho notato che queste macchie rosse si stavano moltiplicando e le avevo in particolare sul ventre. Poi, osservandomi meglio, perché poi quando cominciate ad avere queste macchie rosse, cominciate anche ad osservare le altre parti del corpo, perché volete capire cosa sta succedendo. Ho notato che sul fianco, quindi proprio sull'anca, avevo una macchia rossa più grande con i bordi frastagliati, come se l'interno di questa macchia fosse pelle secca, non so neanche come spiegarvi. Magari mentre parlo vi faccio passare delle fotografie così vi rendete conto un pochino meglio. Comunque io ho notato questa cosa e ho cominciato a preoccuparmi un po' perché non sapevo di che cosa si potesse trattare, anche perché le classiche malattie esantematiche si manifestano in un modo diverso e soprattutto io quelle, diciamo, un po' più comuni le ho avute, perché io ho avuto la rosolia, ho avuto la varicella, il morbillo, ho fatto il vaccino e quindi, insomma, non sapevo bene a cosa pensare. All'inizio avevo pensato anche a quelle che si chiamano quinta malattia, quarta malattia, quelle lì, però in realtà quando sono andata a cercare i sintomi non mi corrispondevano. Allora cosa ho fatto? Siccome era il fine settimana, ho pensato di chiamare la guardia medica per chiedere un consulto. Non sono voluta andare al pronto soccorso perché per una cosa di questo genere, soprattutto considerando che io non mi sentivo male, io mi sentivo bene, avevo solo questa cosa sulla pelle. Quindi ho pensato a una cosa, diciamo, un po' più blanda, ho chiamato la guardia medica e ho detto: guardi, mi sta succedendo questa cosa, ho questo esantema sulla pelle e non so cosa pensare. E la persona con cui ho parlato mi ha detto: guardi, le mando il medico a vedere perché comunque non si sa mai, è sempre meglio dare un'occhiata. Quindi mi ha mandato il medico che mi ha diagnosticato la pityriasi rosea e io sono caduta dal pero, come si suol dire, perché non avevo mai sentito nominare questa malattia, non sapevo che cosa fosse, quindi sono rimasta un po' così. Infatti gli ho chiesto se mi poteva spiegare di che cosa si trattava perché non ne sapevo nulla. Mi ha spiegato appunto che era questa malattia della pelle, che era benigna, assolutamente tranquilla, quindi mi ha tranquillizzato, mi ha detto non succede niente, è semplicemente una manifestazione cutanea di una piccola infiammazione, una cosa che si può manifestare magari in un momento di difese immunitarie più basse, in un momento magari di stress, in un momento insomma un po' più particolare non della vita, ma proprio della condizione fisica. Io probabilmente può essere che abbia avuto un calo di difese immunitarie, non saprei, comunque insomma mi è venuta questa cosa. E però ero tranquilla perché appunto è una malattia benigna. Poi però ho voluto, nonostante la diagnosi della guardia medica, fare una visita specialistica dal dermatologo perché comunque volevo essere sicura al 100% e volevo capire se il mio era un caso, come dire, tranquillo oppure se potevano esserci delle complicazioni. Nel frattempo, quindi tra la visita della guardia medica e la visita che poi ho fatto dal dermatologo, cominciavano a moltiplicarsi parecchio tutte queste brigole sulla mia pelle. Poi sono andata dal dermatologo che mi ha fatto una visita e mi ha confermato la diagnosi di pityriasi rosea. Esistono anche delle altre forme di pityriasi, io non mi ricordo tutti i nomi, tutte le casistiche particolari, però diciamo che la mia era proprio da manuale. Lui mi ha detto: è talmente da manuale che sembra quasi uscita da un'enciclopedia di medicina. Facendo una battuta, insomma, anche per sdrammatizzare un po' il momento della visita. Però
E quindi, essendo così classica e così da manuale, mi ha detto: io le faccio una prognosi, diciamo, di 6 settimane, al massimo 8 settimane, quindi un mese e mezzo, 2 mesi all'incirca. E io, insomma, mi sono armata di pazienza e ho aspettato che andasse via. Però nel frattempo queste brigole diventavano sempre più rosse e soprattutto dopo circa una settimana dall'esordio hanno cominciato a prudere e a bruciare. Quindi la parte fastidiosa di questa malattia è stata questa, quella di questi sintomi. Io mi sentivo come se avessi l'eritema solare sulla pelle, quindi sentivo calore e mi bruciavano oltre a prudere. Quindi ho utilizzato un metodo antico ma efficace, che è quello del talco mentolato. Mi sono comprata il talco mentolato e l'ho messo sulla pelle. Poi ho utilizzato anche una pomata all'aloe vera, una cosa naturale, assolutamente naturale. Si trattava di un doposole, quindi ho proprio utilizzato un classico doposole con l'aloe vera dentro, che ha avuto un effetto lenitivo, perché comunque io stavo meglio quando mi mettevo questo prodotto. Poi, piano piano, dopo circa 2 settimane, queste macchie hanno cominciato a cambiare colore, quindi da un rosso vivo, da un rosso acceso, sono diventate più scure, più tendenti al marroncino, un po' come se si stessero seccando. E poi, nel giro di un mese e mezzo circa, è sparito tutto, è andato tutto via. Io ero interessata come parti del corpo solo sul petto, sul torace, all'interno delle braccia e all'interno delle gambe. E basta, poi io non avevo nessuna macchia né sul viso né sulle mani né sui piedi, non avevo nulla in testa, quindi insomma, diciamo che me la sono cavata con quelle parti del corpo che rimangono coperte, anche perché a me è venuta in una stagione che comunque cominciava ad essere fredda, perché mi è venuta in autunno e quindi ero abbastanza coperta, quindi la cosa poi non è che si vedesse da fuori, però è stata lunga, noiosa, fastidiosa. Però io questo video lo volevo fare per tranquillizzarvi, perché ci sarà un momento in cui, se l'avete, vi sembrerà di riempirvi sempre di più e sembrerà che queste brigole non debbano mai andare via. Però in realtà state tranquilli, perché se ne vanno completamente, non lasciano segni sulla pelle, non lasciano cicatrici, non vi lasciano assolutamente nulla di nulla, e quindi è solo una questione di pazienza. Dovete solo avere pazienza, ma tranquilli che se ne vanno. A me è durata un tempo abbastanza medio, perché un mese e mezzo, 2 mesi è la durata media. Poi mi ha detto il dermatologo che ci sono dei casi in cui questa malattia può andare avanti molto di più, può arrivare addirittura fino a 6 mesi. Però in ogni caso poi sparisce, quindi si tratta di aspettare che se ne vada. Io, mentre avevo questa malattia, tra virgolette, perché comunque poi non avete altri sintomi, state abbastanza bene, potete uscire, potete fare tutte le cose che volete, perché non è contagiosa. E quindi, se ve la sentite, potete andarvene in giro tranquillamente, anche andare a lavorare. Io lavoro da casa, quindi vabbè, ho continuato a lavorare lo stesso. Non vi so dire cosa avrei fatto se avessi avuto un lavoro fuori casa. Sicuramente qualche giorno di mutuo l'avrei preso, soprattutto per il prurito, per il bruciore, perché poi ero infastidita. Però nella fase, diciamo, finale, sicuramente sarei potuta andare a lavorare anche se fossi stata fuori casa. Io ho avuto questa malattia e ho continuato tranquillamente a fare video su YouTube e nessuno si è accorto di nulla, proprio perché non si vedeva nulla sul viso e non si vedeva nulla sulle mani. Quindi io magari mi mettevo il maglione a girocollo, quindi la parte restava coperta, e facevo tranquillamente anche i video su YouTube. Non ne ho parlato prima, non perché io non volessi o perché volessi tenerlo segreto, anche se sono dell'idea che io posso anche
anche voler tenere segrete delle cose, non devo dire tutto per forza su YouTube, però in questo caso ne volevo parlare proprio per condividere le esperienze, per essere utile magari a qualcuno, essendoci così pochi video su YouTube su questo argomento, ma non l'ho fatto prima perché volevo aspettare che andasse via completamente in modo da potervi dare delle informazioni precise anche sulla durata totale. Fare il video alla fine, dopo che la malattia è andata via, mi permette di dirvi in modo ufficiale e definitivo che mi è durata 1 mese e mezzo. E quindi, insomma, è questo il motivo per cui ho voluto aspettare. Bene, ragazzi, questa è stata la mia esperienza con la pityriasi rosea. Voglio ancora una volta tranquillizzare le persone che magari stanno guardando il video, che lo hanno cercato perché hanno in corso questa malattia. State tranquilli, non è niente di grave, è solo noiosa, è solo fastidiosa, ma se ne va. Non vi lascia segni, non vi lascia danni, non vi lascia sintomi particolari, quindi tranquilli che se ne va. Ovviamente, però, non fatevi la diagnosi da soli, andate dal dermatologo, andate dal medico e fatevelo dire da lui se si tratta davvero di pityriasi rosea o meno, perché comunque le malattie della pelle, possono essere confuse magari, quindi ci possono essere delle persone non così tanto esperte che pensano di avere una cosa e poi magari ne hanno un'altra. Quindi andate sempre ad affidare la vostra salute ad un medico e mai a YouTube, a Google o al fai da te, assolutamente, mi raccomando. Comunque, questa è la mia esperienza. Spero in qualche modo, nel mio piccolo, di essere stata utile a qualcuno o comunque anche di avervi fatto conoscere una malattia che magari non conoscevate, di cui si parla pochissimo, che può essere sempre un'informazione in più nel vostro repertorio di conoscenza. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.